Andate da un'altra parte. Gatti. Allora, questo video voglio rispondere a una serie di questioni che chi come me fa questo lavoro si vede poste ogni anno quando cerca di trovare nuove persone interessate alla danza orientale o ancora peggio, alla fusion belly dance. Che fai? La danza del ventre, ok? Sì, la danza del ventre. Per danza orientale intendo che cerco di ispirarmi e rimanere più ancorata possibile alla danza che è nata e si continua anche a sviluppare nei paesi di origine, oltre che all around the world. Mentre per Fusion Belly Dance intendo quello stile, quella tecnica quindi, che sono nati negli Stati Uniti e che scavando, scavando possiamo far risalire a delle comunità di immigrati dai paesi di origine della danza orientale, ma che come tutte le cose che poi vengono in contatto con altre culture, altre sensibilità, altre tradizioni, eccetera, hanno inglobato piano piano tutta un'altra serie di elementi e anche di danze più o meno orientali. Sì, proprio più orientali tipo danza indiana e meno orientali tipo flamenco, hip hop. Insomma, un profumatissimo potpourri di danze che però dovete venire a scoprire a lezione perché altrimenti per fare questo video mi ci vuole quell'Angela di Alberto. Danza del ventre, beh, io la panza ce l'ho, quindi posso venire. Ma io sono secca, non c'è niente da muovere. C'ho le braccia troppo lunghe, cioè, guarda, non finisce più. Ma c'ho le doppie punte. No, sai che c'è? Che c'ho il sottotono di pelle freddo, vedi? E quindi, boh, secondo me per questo tipo di danza ci vuole tipo calore, un fuego. Ai, guarda che non mi interessa niente di come sei fatta. Cioè, non c'è un corpo giusto e uno sbagliato. A me interessa il tuo corpo solo se si muove. Cioè, proprio basta che respiri. Ah, ma io sono una scopa, eh. Cioè, io proprio a casa dormo nello sgabuzzino vicino alla paletta. Non mi muovo proprio. Se sapevi già danzare, non stavi qui a parlare con me, cioè è il mio lavoro. Io sono tipo l'apprendista stregone che fa prendere vita alle scope. Solo che anziché farti portare secchi d'acqua, ti faccio sentire meglio, ti faccio danzare, ti faccio scoprire qualcosa di nuovo su te stessa e sugli altri. Sì, ma io mi vergogno troppo, cioè, no, poi chissà che se pensano che mi sono messa in testa. Cioè? C'è qualcosa di cui dovresti vergognarti? Cioè, mi stai dicendo che sì, io faccio quello che faccio è perché sono una svergognata? Quando qualcuno ti dice perché non mandi il curriculum a quell'azienda o perché non fai un bel corso di pittura, non ti sogneresti mai di dire no, mi vergogno troppo. Eppure ti metti in gioco tanto quanto. Il problema è che se si tratta di metterti in gioco con la testa o con le mani va tutto bene, quando invece devi usare tutto il corpo e c'è il giudizio degli altri di mezzo, allora si creano una quantità di problemi infinita. Ti sembra giusto? Io penso che anche il tuo corpo meriti una chance. Cioè, voglio dire, un po' come un fidanzato. Non sarà perfetto, però ce vai in giro, ci fai cose. Non è che te ne stai, che te lo tieni a casa, stretto stretto, e non lo fai vedere a nessuno. Già, no, aspetta, non ho E capito. poi se ti chiederanno che cosa ti sei messa in testa, tu puoi rispondere un sacco di cose. Un vassoio, una spada, candelabro, un bastone, ma soprattutto mi sono messa in testa di volermi bene. Tu invece quando te lo metti in testa di farti un bel pallet di c***o? Se vuoi iscriverti a un corso di danza orientale, yalla! A che vuol dire? Vuol dire che se vieni al corso te lo spiego, ma lo trovi anche su Google.